Salve a tutti, questo è un video introduttivo a una nuova serie di tutorial che voglio fare su Kubernetes, o meglio su come costruire un proprio cluster Kubernetes. L'idea di costruire un proprio cloud Kubernetes è venuta da questo post che ho trovato su LinkedIn, piuttosto interessante, in cui appunto questo signore introduceva il concetto di essere cloud independent, ovvero di avere un cluster Kubernetes portabile, appunto, che non necessariamente deve essere, tra virgolette, schiavo delle più conosciute piattaforme, insomma, che vanno di moda oggi, ovvero AWS, Google Cloud, eccetera. Ora, la prima domanda che vi starete ponendo è: qual è l'utilità appunto di un Kubernetes cloud indipendente, appunto indipendente dai vari servizi di cloud? Le ragioni sono molte, diciamo che possiamo riassumerle forse in tre punti chiave. La prima è appunto la portabilità. A uno dei punti forza di Kubernetes e di Docker appunto è il fatto di poter essere portabili. E quindi, no, l'idea che voi vi sviluppate un progetto, eccetera, sul vostro computer, sul vostro server in locale, oppure lo mettete online e la configurazione rimane sempre quella. In realtà non è così, perché appunto i vari servizi di cloud più famosi hanno un Kubernetes in realtà customizzato con dentro delle cosiddette delle cose che dei cosiddetti vendor lock o vendor lock-in, questo termine in inglese un attimo mi sfugge, comunque dei blocchi, dei limiti, delle customizzazioni che rendono, diciamo, più problematica lo spostamento dei vostri con della vostra configurazione da una piattaforma all'altra. Per l'amor di Dio, nella maggior parte dei casi bastano pochissimi accorgimenti, piccole modifiche per riuscire a spostarlo senza grossi problemi. Comunque, appunto, questo qua della portabilità e del vendor lock-in è uno dei concetti, è una delle cose, delle variabili da tenere in considerazione quando appunto scegliete un cloud e scegliete appunto di utilizzare Kubernetes. Però diciamo questa cosa qua, mai la maggior parte delle persone può non interessare. Uno può dire: io mi fido di AWS, mi fido di Google Cloud, mi fido di Azure, sono contento così e posso, quello che mi interessa appunto è avere un sistema affidabile, scalabile, eccetera, eccetera. E è un pensiero anche condivisibile, nel senso, uno può fare le proprie scelte appunto in base a quello che ritiene più opportuno. Però la seconda cosa, diciamo forse più importante ancora della prima, è una questione appunto di costi. E su questo è una cosa che, diciamo, ci si riflette forse troppo poco quando si parla di queste piattaforme di cloud. Allora, queste piattaforme di cloud innanzitutto sono costose. Che se ne dica, non sono poi così economiche, soprattutto calcolare i costi su queste piattaforme è abbastanza complicato, perché hanno tante variabili, insomma, non è semplicissimo. Partendo da questo presupposto, poi hanno poi questa cosa, no, dei costi in base al consumo delle risorse che fai, eccetera, eccetera, il che per certi tipi di progetti va più che bene, ma su altri forse un po' meno. E quindi appunto molti, no, pensano: va bene, io tanto più, se più risorse consumo, più significa che il mio applicativo, la mia app, il mio portale sta ricevendo traffico, sta ricevendo visite, quindi il rapporto, e quindi teoricamente sto avendo successo, no? Ma non sempre appunto il traffico, i visitatori, gli sottoscrittori, eccetera, ti permettono di rientrare dei costi che devi sostenere. Quindi appunto, prima di lanciarsi su queste piattaforme, insomma, bisogna pensarci due volte. La seconda cosa è che
Allora, se tu hai bisogno di una scalabilità infinita, queste piattaforme vanno più che bene. Se tu hai un progetto che sei sicuro che esploderà e sarà l'app rivoluzionaria del nuovo millennio, va benissimo e non devi preoccuparti di niente. Però diciamo non tutti i progetti sono un successo e non tutti i progetti hanno bisogno di una scalabilità infinita. E soprattutto poi se sei una startup, diciamo con poco budget o proprio un progetto, diciamo, allo stato embrionale, insomma, potresti partire, diciamo, con un'infrastruttura più conservativa e poi man mano che il budget cresce o che vedi che la risposta degli utenti cresce, allora puoi decidere di, appunto di travasare tutto il tuo progetto su queste piattaforme. E diciamo questi sono i due concetti principali, insomma, per cui bisogna tenere presente l'idea di costruirsi un proprio cluster Kubernetes, diciamo di partire ma in modo conservativo con un Kubernetes, diciamo, gestito in modo su VPS eccetera, non subito affidandosi a queste piattaforme Kubernetes di questi grandi gruppi di cloud. E come terzo punto, se volete, possiamo anche mettere dentro il fatto che costruirsi un proprio cluster Kubernetes può offrire anche l'opportunità di comprendere meglio Kubernetes. Quindi, ovviamente, capirne bene alcuni concetti, capire perché le cose funzionano in un certo modo, e quindi poi anche se poi utilizzerete il Kubernetes che vi offrono le varie piattaforme di cloud, comunque avrete di sicuro una comprensione migliore di quello che state facendo e di quello appunto che state utilizzando. E ecco, quindi questa è l'idea di è l'introduzione appunto a questa nuova serie di tutorial. Non so nemmeno quanti saranno perché anche io non l'ho mai fatta, non ho mai fatto questo cluster Kubernetes, quindi sarà un progetto, quindi dei tutorial in divenire. Quindi niente, seguite il canale e vediamo cosa riusciamo a combinare, insomma. Quindi questa introduzione finisce qui e ci vediamo nei prossimi tutorial.